al di là del gol che oggi sinceramente conta poco, come dicevo le altre volte, contano più dal 21 agosto in poi. È normale che fa piacere, abbiamo fatto un buon test contro una squadra importante, abbiamo dimostrato di essere a un buon livello e speriamo di arrivare al 21 agosto in buone condizioni. Abbiamo giocato con giocatori nuovi, abbiamo giocato bene sulle fasce, abbiamo giocato palla a terra, quello che ci ha chiesto il mister, quindi direi abbastanza bene. È normale che a livello fisico non siamo al 100%, ma stiamo lavorando per arrivarci, come dicevo prima, entro il 21 agosto. Adesso secondo me è un po' prematuro trarre delle conseguenze, però credo che questa è una squadra importante che può tranquillamente salvarsi nel campionato di Serie B. Quello deve essere il nostro obiettivo, poi è normale che se ci dovessimo arrivare come l'anno scorso molto prima penseremo anche a qualcosa cosa, però deve essere la salvezza il nostro unico obiettivo per adesso. Davis è un ragazzo che ci ha voglia di arrivare, ci ha forza nelle gambe, quindi ha caratteristiche diverse dalle mie, speriamo di poter fare tanti gol per salvare il Crotone quanto prima. Serviva un impegno un po' più importante, visti le precedenti amichevoli, e oggi abbiamo iniziato ad entrare nel clima agonistico, ci sono state anche diverse entrate, diverse buone giocate, abbiamo cercato insomma di fare quello che ci chiede il mister, possesso palla e ripartenze, quindi direi tutto sommato un buon test, soprattutto anche perché abbiamo vinto, che non guasta mai, insomma, anche da queste partite. Io e Antonio siamo abituati a giocare insieme già l'anno scorso, quindi sfruttiamo questa l'esperienza che abbiamo fatto l'anno scorso per ripartire bene. Il modulo, direi, rispetto all'anno scorso, adesso giochiamo stiamo giocando con due punte vere rispetto all'anno scorso, ma alla fine cambia poco, se ci diamo tutti una mano non c'è problema. Logico che è stato un buon test, ma ancora siamo all'inizio e ci stiamo lavorando. Come ho detto, fino adesso avevamo fatto partitelle da vincere 10-0, quindi non erano. Oggi ci sono stati contrasti veri con giocatori importanti, quindi è normale che bisogna adattarci fin da subito, perché ecco, la Coppa Italia è alle porte, quindi oggi è servito per questo. Avevano detto che queste due gare più impegnative ci avrebbero portato alla partita più importante, diciamo che quella più vicina alla Coppa Italia, e bisogna affrontare queste partite come se fossero partite vere per iniziare veramente, per finire il rodaggio e calarci subito nelle partite che contano. Abbiamo fatto un ottimo lavoro anche di forza, quindi insomma bisogna smaltire un po' il lavoro, adesso piano piano diventeremo più brillanti.